ho recuperato questo ramo di orniello, quindi un frassino, dotato di una forcella, perché ho intenzione di realizzarmi un piccolo bastone da trekking polivalente, come quello che ho mostrato sul libro, che non ho inventato io ovviamente, ma è una tradizione popolare molto vecchia, che è stato anche riportato da Andrea Mercanti sul Manuale del Trapper. Ora questo tronco non è perfettamente dritto, quindi dovrò, soprattutto il fondo, che è storto, dovrò metterlo in acqua per ammorbidirlo e poterlo poi raddrizzare mettendolo in trazione in qualche modo. Poi provvederò, una volta secco e perfettamente allineato, a ripulirlo dalla corteccia e lavorarlo di conseguenza. Questo è il mio ramo con forcella, posto in trazione attraverso un nodo del camionista passato sotto l'incudine e poi bloccato sulla morsa. Adesso lo terrò così per una settimana in modo che le fibre si asciughino completamente e il bastone poi rimanga dritto. Avrei potuto accelerare il metodo utilizzando una pistola a caldo in modo da distendere meglio le fibre e poterlo lavorare con più facilità, però volevo simulare una situazione limite dove ovviamente non ho a disposizione una pistola ad aria calda, come potrebbe essere ad esempio all'interno di un bosco. Tutta questa corteccia verrà poi fatta seccare in modo opportuno, lo spargerò quando ci sarà un sole un po' più intenso e poi quando sarà ben secca, allora sì, potrà essere sfruttata con successo per accendere i fuochi. Rifinire il bastone si può utilizzare o il dorso del coltello o ancora meglio un bel pezzo di vetro.
Ora in questa breve passeggiata abbiamo visto alcuni semplici ed estremamente banali utilizzi di questo bastone Scout Trapper. Sono bastoni che, come ho detto all'inizio, ci costruivamo durante i campi scout o quando uno voleva conquistarsi un brevetto, doveva comunque cercare di realizzare qualcosa di particolare. Non ho detto nulla sulle dimensioni. Allora, è vero che non esiste una regola aurea su queste cose, però ogni bastone ha un suo proprietario, ogni proprietario ha un suo bastone, ogni persona ha un suo bastone, ogni scout ha un suo bastone e deve essere costruito secondo le proprie misure antropomorfiche. Ossia, bisogna fare in modo che la gola della forcella arrivi all'altezza del proprio naso e i due rami di forcella arrivino più o meno alla sommità del capo. Banalmente questo, questa è la dimensione ideale, così mi è stato insegnato, così si dice in genere, per un bastone da passeggio, scout o trapper che dir si voglia. Avete visto l'utilizzo che si può fare della forcella, del beccuccio o gancio che ho inserito. Forse non è stato chiaro quello che ho fatto, diciamo, negli ultimi fotogrammi, quando l'ho piantato per terra, intanto per dimostrare che con il perno di ferro che ho inserito rimane perfettamente stabile nel terreno, ovviamente terreno solido, non fa o fangoso, vabbè, però sprofonda, ma in quello solido, bene o male, il perno permette al bastone di rimanere in verticale. L'ho utilizzato con la bussola dell'orologio per fare un traguardo e quindi avere un punto di riferimento fisso e costante per osservare una determinata determinato azimut, chiamiamolo così, una direzione specifica attraverso la mia forcella e il gancio che utilizzo come indice di riferimento. Niente di particolare, ovviamente, può essere considerata una forzatura se vogliamo sull'utilizzo di questo oggetto, però lo si poteva utilizzare anche per mettere dei punti di traguardo fissi, poi eventualmente tendere dei cavi, fare altro, insomma, per costruire delle strutture che avessero una certa direzione rispetto ai punti cardinali. Adesso c'entra poco con quello che vi ho fatto vedere in questo filmato, ma le poche parole che dirò adesso sono a corollario del filmato sui veleni, quello che ha preceduto il filmato odierno. Vi faccio ora vedere delle immagini che ho ripreso ovviamente a casa sul risultato finale della macerazione in olio del fiore, delle sommità fiorite dell'Iperico. Come potete vedere, l'olio da paglierino, come vi avevo accennato, è diventato praticamente rossiccio, bel rosso, un rosso particolare, un rosso sanguigno, diciamo. E il suo olio può essere utilizzato appunto per gli eritemi, scottature, ragadi, soprattutto per lo utilizzo sulle mie mani perché ho una serie di problemi cutanei e ho scoperto che l'olio di iperico è abbastanza efficace per questi miei piccoli acciacchi. Veniamo ora a qualche doverosa spiegazione su quella frase sibillina che ho accennato nel corso del precedente video, quello sui veleni. Dissi apertamente che il video successivo, ossia questo che state osservando, sarebbe stato l'ultimo della stagione, così è. Il motivo va ricercato nel fatto che si è concretizzato un progetto che era in gestazione dal 1993. Questo progetto cambierà di fatto il corso della mia vita e quello della mia famiglia. Avrà una durata stimata tra i 6 e gli 8 mesi, tempo nel quale tutto il mio tempo libero, scusate il gioco di parole e la ripetizione, sarà esclusivamente dedicato a seguire tutte le fasi in cui si articolerà il progetto di cui vi ho appena accennato. Questo progetto mi porterà col tempo ad avere un luogo tutto mio per svolgere questo tipo di attività, quindi una proprietà specifica in cui potrò fare tutto ciò che voglio nel rispetto delle leggi locali e nazionali. Non solo. L'area che entrerà a far parte di questo progetto mi
salvaguarderà anche da future leggi o decreti ostativi nei confronti delle attività fuori pista. Detto questo, che mi sembrava doveroso, perché molti mi vedranno scomparire da YouTube per un bel po' di tempo, e vi dico che comunque io sarò sempre disponibile nel caso qualcuno avesse qualche richiesta specifica da inoltrarmi, qualche domanda, come spesso avviene. Potete scrivermi senza nessun problema all'indirizzo di posta elettronica che ho inserito nella sezione descrittiva del video e che trovate qua in sovrimpressione, che lascerò sino alla fine del filmato. E rimarrò anche attivo su Instagram, quindi se qualcuno avesse bisogno di mandarmi un messaggio diretto, quello che chiamano direct message, potete farlo nella sezione chat di Instagram. Io in genere rispondo, se non subito, però non appena ovviamente il tempo me lo permetterà. Detto questo, vi auguro di trascorrere delle buone ferie con la vostra famiglia, o comunque un periodo di riposo, un meritato periodo di riposo. Vi auguro molta salute, cerchiamo di stare tutti quanti in campana e ci rivedremo sicuramente in una serie corposa di futuri video dall'aspetto più prettamente tecnico. Quindi vi ringrazio per avermi seguito sino a questo punto e, che dire, arrivederci a presto. Ciao.